dietro farò una manica alla mia amica di mettere lo smalto e spero che vi rilasserete nel mentre. Cominciamo subito e intanto lei si è lavata e asciugata le mani e le faccio abbozzare le mani su questo. A questo punto ho dell'acqua tiepida e vado a usare un esfoliante. Questo è un esfoliante con oli essenziali da mettere, vedete c'è scritto sleep, non so se lo vedete, da mettere prima di andare a dormire. Uno scrub leggero. Facciamo soprattutto su questa parte che è la meno delicata della mano. Non so se riuscite a notare i microgranuli qui. Ok. Ne prendo un altro po'. E faccio l'altra. C'è bisogno di fare una scrub troppo pesante. Ne approfitto anche per fare un leggero massaggio alle mani che dopo continuerò con la crema. Andiamo a sciacquare. Prego. Andiamo ad asciugare. Ok. Questo punto dovrei togliere lo smalto, però lei non ha smalto e vado a limare leggermente le unghie e non voglio fare nulla di eccessivo. Vado un po' a smussare gli angoli.
Ora andiamo leggermente a spingere indietro le cuticole in un qualcosa di morbido, quindi divido un cotto d'occhio a metà, un cotto d'occhio insomma, e ne uso la metà per ricoprire la parte 2. E vado a fare un lavoro molto, molto. Adesso applichiamo la crema mani, facciamo un leggero massaggio e dopo partiamo con lo smalto. Oddio, ne ho presa tantissimo. Questa crema mani è molto molto corposa. Sto usando questa della Helix, crema mani alla bava di lumache e proteine. Questa volta andiamo un pochino anche. Ok, lasciamo un attimo assorbire. Passiamo all'altra. Adesso lo facciamo uscire lo smalto. Qui vedete che ci sono tanti colori diversi. Qui c'è la base, il top coat, e qui ho varie marche. Qui ho la, come si chiama? Mavala. Ho l'angolo pupa, l'angolo
Questo è anche quello che indosso io. E questo è abbastanza sottile, quindi ce ne vanno messi due strati. Devo asciugare. Poi sull'anulare lo facciamo un po' diverso. E io ho messo sul mio anulare questo qui della Vuba, che è il Lasting Color numero 103. Invece su di lei metterò questo smalto peel off della Catrice, il numero 01. This does not go well with my polish. Ed è peel off, è comodissimo e lo consiglio tanto. Mi sono trovata molto bene e ce l'ho sia così che così, che è più argentato barra olografico. Allora, prima di tutto parto con questo della marca. Me l'ha dato l'estetista e è un complete care 7 in 1 nail treatment. Io lo uso sia come base che come poi top coat. Ok, e questo si asciuga molto velocemente. Cos'è? Mi è caduto un pezzo di scrap. Ok, ce ne vuole poco e mettere la base aiuta. Se mettete lo smalto spesso a farlo durare di più e a non fare ingiallire le unghie. Chiede spessissimo cosa io usi per la cura delle mie mani, per la cura delle mie unghie, e penso di aver fatto due volte una manicure in vita mia. Di solito metto appunto semplicemente la base, adesso metto questa, ma metto poi quella che ho, a volte metto anche un semplice top coat come base, poi metto lo smalto. L'essence, quelli gel, tipo gel, effetto gel, scusate. Ad esempio, questi gel della Essence, dei gel nel polish, ne basta uno strato perché sono buonissimi. Cioè, sono molto, scusate, sono molto densi e molto spessi. Adesso aspettiamo 30 secondi che si asciughi. Poi applichiamo questo, che è della Mavala, è il numero 84 ed è chiamato Tallin. Comincio a mettere lo smalto. Non so dove, in realtà ho letto che si dovrebbe partire dal mignolo, però io parto da qui. Era da tempo in memoria che cercavo tipo uno smalto nude così. Questa marca secondo me si trova sia da Douglas, mi sembra, da piccolo la vedevo lì, sia in farmacia. È un boccettino, costa sui, oddio, 5 euro, potete trovare anche a meno. Io l'avevo preso perché avevo uno sconto.
anche strano che tu diciate che sono brava con le unghie così, perché in realtà sono impedite. In realtà, cioè, se le mie unghie non fossero forti di suo, non riuscirei neanche a giocarci a pallavolo. Non penso, ops, che ci sia nessun prodotto in commercio in grado di fortificarti le unghie così tanto se non ce le hai già. Spiatirmi un po' la pelle, a rendermela un po' cadaverica. Quindi per me ci vuole qualcosa, un nude molto particolare. Anche a te sta bene? Non so, non mi ci vedo proprio. Sto bene invece. Perché e... dici te mi fa bianchissima? No, no, questo no. E noi abbiamo due sottotoni molto diversi. Perché io ho origini del sud, non te. Questo rumore di rastrellamento del sottofondo. Stanno rastrellando le fonde. Vabbè, però si sente tanto. Decido se fare questo video come roleplay o come così. Però alla fine, come vedete, io non è che sia troppo brava. Quindi decido di farlo così. Penso di aver fatto anche un sondaggio su Instagram. Ma sai che secondo me basta una passata su Instagram. Thank you.
manicure l'ho fatta in casa. Vi abbia rilassato, vi sia piaciuto. Se avete idee per altri video da fare, diciamo, in due altri video un po' di cura del corpo, lasciate anche un mi piace per supportare questi video che sono un po' più lunghi da girare dei soliti. Non per colpa mia. E vi mando.